Salve amici di Generazione Non Stop, mi trovo per la seconda volta qui a Siculiana, sempre alla ricerca di detti e proverbi siciliani, ma seguitemi, andiamo! Una falaccia rocca ti posso dire che quando me ne vado in Brasile, lo primo giorno che sono sbarcato, che ambiente che trovavo in Brasile, ecco la pasta a mano, la pasta alla borsa. Sì, la borsa. A chi battendo mano, queste quattro cose tutte là per là. Che sto qua. A bada di chiacchierino, sempre già. Io ci lo dissi che era la Napura, che la sbarcavo ora proprio a st'ora. Unico quando si mette con l'anne a Malabanna le verto la penna. A Malochiuve verto la penna. Me lo chiama Malabanna. A Malabanna. A ogni paese magari cambia qualche piccolo. Stenne lo pede quando non se lo tiene. Quindi non vale acquisti magari di più di quelle soldi che tiene. Sì, il concetto più. Pira, pesche e moluna, che sono il buono moccone. Pere, pesche e meloni. Sì. Sono il miglior broccone. Sì, no. È inutile che ti pettino e ti allisci, lo conto che ti fa non andare a nesci. È inutile che andizia e fa cannola, lo santo è del marmaro e non suda. E mo quello domani manda lo sarto. L'indomani? L'indomani manda lo sarto, qua là si chiama l'affaiate. Lo domani manda l'affaiate, fammi sto terno di sta casemirra. Si diceva che era casemirra, che era roba buona. Si mise a guardare e dose il risartaio dicendo che porcari che mi porta. Ho capito. Allora dice chi sta qua, la vanna corsa arriva fino a qua, è meglio quale vino marinaro, che se ne va a pigliare pesce allo scaro, chi sto qua, a bada di chiacchierino sempre già. Mi consegna le denari, io comincio a camminare, la giornata la paffa. Vediamo se trovo un proverbio siciliano qui chiamando qualcuno a casa, vediamo. Sì signora, buonasera. Sì, noi cerchiamo, sì, siamo di Generazione Non Stop, noi cerchiamo dette proverbi siciliani. Intanto disturbo? Ah, lei non ne sa dette proverbi siciliani. Ma va bene, mi scusi, ma non ne sa nessuno. Il proverbio non dobbiamo parlare, ma però. Voi pensate per queste cose qua, giusto? Ma nessuno. Aspetta! Ma nessuno pensa a togliere le lentine delle telefonini che sono radioattivi. Lentine. E nessuno ci pensa. Sì, e cioè si può. No. Sì, si dice. Se facciamo solo di notte quando le corna si vedono tutti. Vabbè, si può dire. Ah, se facciamo solo di notte. Quando le corna si vedessero tutti. Quando le corna si vedessero tutti. E si può dire, no? Che ci può? Io vorrei dire una cosa. Si sbracchi, si sbottori, forse. Lentine le dovessero togliere tutti. Sì! Con le telefonini! Avessi a facciare solo di notte? Quando le corna si vedessero tutti! Oh. Nell'avvocato si tuppia con le peli! Nell'avvocato si tuppia? Con le peli! E come mai? Perché le mani la verichina ci ha portato un regalo! Occupato! Ma va dicendo qua, ma poi la sa! Ti credi che mi faccio San Camaro? Ti credi che impazzisce e poi mi sparo? Chi là, lo vedi che piacere che mi fa, te ne pellinata più bella e se te la resterà, chi là. A quanto pare quella in brasiliana era la versione napoletana trasformata in... Sì, c'era un po'. E il motivo era quello che la napoletana, no? Una cosa di chi? Una cosa simile. Va bene, allora arrivederci, grazie. Arrivederci e buone cose. Altrettanto. Vediamo, sta qui, vedete, sta qui. Un detto siciliano, lo sa? Giocare. No, non so giocare. Allora va. Un detto siciliano. Ma dite che mi usa. Eh? Arre, va bene. Arre. Ha un detto? Madonna. Madonna. Per siciliano io sogno a zero completamente perché non me ne intendo. No, non posso rispondere perché non me ne intendo di sta roba.
posso contare un romanzo io del Brasile, da Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, che facevo in Brasile? Io turista. facevo venditore di strada. Mor Faveles. Le more vuoi dire. Che mori? Mori, mori, come mori? Mori, no. Ma chi non si morde? Morro erano nelle periferie del Rio de Janeiro, che c'erano montagne di terra, alte, erano piene di barracchi, barracchi di tavola. Poi c'erano i favelli erano, ha visto Maracanã lei? Sì, ed era Maracanã, c'era una favela che è più grande di sicuro. E lei vendeva là dentro? E che vendeva lei? Vendeva coperte, orologi, vestito, cioè vendere gatto per coniglio. Ah, vuoi comprare? No, vuoi comprare siciliano in America? No, vuoi comprare no! In Brasile se va tu fai alla porta c'è poi qualche cutellata. Invece la porta è data lontano, batte le mani e faccia. Ah, si batte le mani per spussare la porta. Esatto. Quando poi battiamo le mani, un pappagallo risponde: Donna Maria, apparisse pure qui. Uomo sta battendo palma pure lì. Stai sentendo che allora entra pennino qua. E noi lasciamo qua lo zio, come si chiama? Ha detto? Che mi ricordo? Io. Non si chiama, lo chiamano. Come lo chiamano? Vanacchit. Vanacchit, salutiamo il signor Vanacchit. E un tedesco ci ho visto Vanacchit. Vanacchit, brasiliano, Natale. Natale mi chiamo io. Natale, sì. Mi sono seduto, amici di Generazione Sto, perché sono stanco. Mi sono girato quasi tutta Siculiana. E per la seconda puntata, da Siculiana è tutto. Restituisco la linea allo studio. Ciao a tutti e buon pomeriggio. A posto, ma tu? Non ti hai visto il paese per ora? Ah, venuto ogni tanto. Sì? Che c'è da dire? Proverbi, detto. Ah, guarda, proverbi, ne dai proverbi.